Buongiorno, oggi siamo sulla strada del vino e dei sapori del Friuli Venezia Giulia. Siamo sui Colli Orientali del Friuli, io sono Nicola Ermacora e vi do il benvenuto nella nostra cantina Ermacora. La nostra famiglia si dedica all'arte del vino dal 1922 sulle colline di Iplis e Monsclapade. Siamo nel cuore della DOC Friuli Colli Orientali, nel comune di Premariacco. E qui in particolare siamo a Monsclapane, nella nostra cantina di vinificazione. La nostra filosofia e come ci piace fare il vino si basa su tre regole, tre pilastri. Vinifichiamo solamente uve da vigneti di proprietà, quindi gestiamo completamente tutta la filiera di 70 ettari, quindi dalla scelta dell'impianto, dall'armatella, come fare la potatura, il biancheleese e un modo anche per rispettare le esigenze di ogni vigneto. In questo modo ogni anno è una storia a sé e rispettiamo forse uno degli aspetti più affascinanti del vino e che quindi si tratti sempre di un prodotto diverso anno dopo anno, mantenendo tuttavia comunque una qualità ottima. Per mantenere una qualità ottima vinifichiamo per parcelle, vuol dire che trattiamo diversamente ciascun vigneto. Quindi in base all'esperienza, ad esempio, le 55 vendemmie di mio zio, ma anche mio padre, quello che è stato tramandato da chi prima di noi della famiglia si occupava di vino, capiamo ciò che è più indicato per un determinato vigneto e separiamo il suo percorso da vigneti anche della stessa tipologia. Arriviamo quindi al momento dell'assemblaggio dove abbiamo diverse variabili dello stesso vino da poter unire per fare quello che poi diventerà la nostra bottiglia. Che è un po' un modo per dire, se dovessimo comporre una sinfonia, che in fin dei conti si tratta della bottiglia, quindi quello che poi sarà nel nostro calice, abbiamo più strumenti a disposizione. In questo modo rispettiamo le diverse caratteristiche dei vigneti, mentre prima valorizzavamo l'andamento dell'annata. Infine, vinifichiamo solo monovarietali. Quindi cosa vuol dire? Che la nostra bottiglia di pino bianco, in questo caso, è fatta al 100% da uve di pino bianco. La vinificazione viene fatta quasi esclusivamente in acciaio, sicuramente per tutti i nostri bianchi e il pino bianco uno di questi, mentre solo i rossi fanno dei passaggi in legno. Alcuni dicono che il pino bianco è un po' il nostro Tokaj vestito a festa, quindi un bianco gentile, delicato, elegante. In bocca troviamo quello che ci aspettavamo dal naso, quindi una grande eleganza e una finezza, però anche molto persistenti, sebbene appunto dei vini delicati. E tutta la mineralità che riusciamo ad avere da questa ponca, quindi dal terreno tipico delle colline friulane. L'abbinamento proposto con il Tokaj Braide fa sì che la delicatezza di questo vino riesca a bilanciare in modo ottimo la decisione dei sapori, appunto della polenta e formaggi. Vi aspettiamo allora nei nostri vigneti, in cantina o anche sul nostro e-commerce se volete assaggiare i nostri vini.